Thank you.
Il quadro finale di Paquita, interpretato dai ragazzi di Arte Danza. Ancora un applauso per loro. Mentre il sipario già si chiude, perché diamo velocemente la possibilità ai ragazzi, diamo il tempo massimo ai ragazzi per correre a prepararsi per la seconda parte. E quindi il momento di presentarli, non l'abbiamo fatto prima e vogliamo prendere un po' di tempo adesso in modo da poter dare anche a loro la giusta gloria e del momento in cui vengono nominati. Allora, i più piccoli che hanno impersonato Paquita del gruppo di mattinata: Maria Pia Battista, Anna Ciuffreda, Emanuele Gentile, Pasquale Latino, Rita Pia Maggiò, Morena Pellegrino, Sara Polignone e Azzurra Tornesello. L'applauso per loro, i più piccoli. Il gruppo intermedio di mattinata con Libera Battista, Martina Battista, Laura Gentile, Alessandro Martorelli, Claudia Piemontese, Elvira Quitadamo, Maria Giovanna Santamaria, Angelo Verziera, Libera Battista, Deborah Giordani, Lisa Leone, Concetta Principe, Valentina Ricucci ed Eugenia Spadavecchia. Della classe di Monte Sant'Angelo: Angela Maria Azzale, Antonia Pia Ciliberti, Ignazio Ciuffreda, Maria Gina Ciuffreda, Michela Pia Ciuffreda, Mariangela Guerra, Simona Impagnatiello e Sofia Principe. Le classi sono state accompagnate dagli allievi più grandi di Arte e Danza: Martina Balzamo, Rosanna Di Bari, Michela Diurno, Silvia Imperatore, Fabio Mastropasqua, Barbara Principe e Daniela Totaro. Beh, abbiamo fatto dopo quello che solitamente si fa prima, così abbiamo dato altri 5 minuti di ossigeno ai ragazzi. Qualche raccomandazione, non l'abbiamo fatto prima, ma vado a sottolineare l'importanza di evitare i movimenti durante le esibizioni, quindi adesso, mentre ci sono io, fatelo pure tranquillamente. Però non disturbate soprattutto le riprese che sono curate anche quest'anno da insonniatv.it, che poi puntualmente dopo il nostro spettacolo effettuerà il montaggio e sul web potrete anche rivedere le immagini. Dicevo, chiaramente meglio un'immagine chiara e nitida che non qualcuno che ci passi davanti o qualche bambino che scorazza qua e là, quindi mi raccomando a effettuare spostamenti solo nei momenti di pausa. E così come vado a ringraziare il fotografo ufficiale di questa serata, che è lo studio P2 di via San Lorenzo 165 a Manfredonia. Velocemente anche un ringraziamento importante, altrettanto quanto tutto quello che si fa per creare una serata come questa, gli sponsor, quindi ringrazio Ortofrutta Green Leaves di Stornara, Lattoneria Damaso di Foggia, Fioreria Azalea di Monte Sant'Angelo, Edil Azzarone di Manfredonia, Tecno Plus di Foggia, Planet Sport di Monte Sant'Angelo. Grazie e un applauso anche per loro. La mia terra di fiabe e magie, credi a me, ai cammelli che vanno su e giù, e ti trovi in galera anche senza un perché. Che barbaglio, ma è la mia tribù. Brilla il sole da sud, soffia il vento da nord, c'è un'intensa complicità. Sul tappeto ora va, dove andare lui sa, nelle notti d'Oriente andrà. Le notti d'Oriente, fra le spezie e i bazar, son calde, lo sai, più calde che mai, ti potranno incantare. Le notti d'Oriente, con la luna nel blu, non farti abbagliar, potresti bruciar di passione anche tu.
bancarelle, venditori di frutta e di stoffe, suonatori ambulanti, incantatori di serpenti e tanta, tanta folla. In mezzo a questa folla c'è nascosta niente di meno che una principessa, la principessa Jasmine. Voi vi chiederete, che ci fa una principessa tra le aziende del mercato e per lo più nascosta? Ci sta godendo il mondo fuori da palazzo, senza gli onori che le spettano, e sta scoprendo un mondo che non aveva mai conosciuto. Jasmine, per non farsi riconoscere, è coperta dal suo mantello ed assiste incantata a tutto quel mondo che le si muove intorno. Lei e la sua fidata Shadia si avventurano tra i venditori del mercato e si imbattono in una discussione che le riguarda molto da vicino. Non conta. Meraviglia. Non so cosa ci trovi di bello in tutta questa baraonda. Non lo so, succedono cose. Tutti hanno qualcosa nell'aria. C'è qualcosa nell'aria che mi mette allegria. Sì, ma non ti entusiasmare troppo. E guardati bene intorno. Non è tutto così meraviglioso. Ah!
quando sono stanca di questa vita. Ah, anch'io. Questa non è vita, ma schiavitù. Tutti i giorni, bella all'alba, per correre a trovare un posto libero qui. E poi ore e ore a stare qui sotto al sole. Ah, quando vorrei essere una principessa, libera e nulla facente. Una principessa? E perché? Perché? Ma immaginate cosa deve essere stare tutto il giorno, libera a fare tutto quello che vuoi. Beh, io non direi proprio. Sai che schiavitù anche quella, chiusa in quel palazzo. Chiusa in quel palazzo? Schiavitù anche quella? Ehi, forestiera, ma da che mondo vieni? Lo sai che in quel palazzo lassù... Oh, c'è una principessa! Non la facende! Infatti, non la facende, ma che quindi può fare ciò che vuole, la mattina alla sera. E che soprattutto fa aspettare in luno il principe azzurro più bello che vorrà. Oh. No, vabbè, questo non è così. Come? Fidatevi, non è proprio così che funziona. E tu come fai a saperlo? Hai per caso studiato all'Università dei Principi Scettici? Che so che non è così, perché non è lei che potrà scegliere il proprio futuro. Sposo. E chi, scusa? È sua madre, la regina, che la darà in sposa a chi ritiene più giusto. E se dovesse capitargli un principe azzurro bruttino? E se fosse proprio brutto? E se lo tiene? No, non è possibile. Sì, sì, è così. E questa è la legge del palazzo. No, no, allora no. Non vorrei mai essere costretta a sposare chi non voglio. No, no, neanche io. Meglio essere libera e felice e starmene qui a vendere frutta. Infatti, hai proprio ragione. Da qui, scappa, ho un pezzo di pane, bada, che sono già qua, rubo solo quel che servirà, cioè tutto, tela, ci sono le guardie, senti che brontolio, certo, sono un vero ladro lì. Ladro, cane, molla! Sono uno spuntino. Sarò solo amico a Blu. Alla linea gli ho toccato il fondo. Vivi ormai nell'illegalità. Certo è colpa di chi lo ha messo al mondo. Ma se vuoi mangiare devi rubacchiare. È una vecchia storia che nessuno cambierà. Dai, corriamo di nuovo. Mamma, che vita la mia. Squaglia, sì ma con spavalderi. Fuggo, ma senza paura. Scappo per non litigare. Certo, non voglio farmi catturare. Vandalo, mendicante! Ne possiamo parlare. Ma se vuoi tu puoi restare. Dopo casomai già ho tanti guai. Vado via, ciao ciao, goodbye. Vai! Scappare così, trucchi, anche ne so tanti. Svelto, scappiamo da qui. Ora,
cerco di tagliare la corda e di piantarla. Fatemi gli auguri, ma... Stasera. Guarda che io mangio come un canarino. Sì, come la settimana scorsa che ti sei portato via mezzo animale dal girarrosto della locanda e te lo sei sbranato in 2 secondi. Che c'entra? Ogni tanto dovrò pure incamerare un po' di energia. Se no come faccio a mantenere questa forza disumana? Sì, forza disumana. Se non c'ero io che ti tiravo via dalle grinfie dell'oste, finivi allo spiedo, al posto del caprone. No, non mi chiamare caprone. Ma cosa combini, stupida servetta? Mi scusi, signora, non volevo. Non volevi cosa? Guarda che disastro! Giù le mani, sacco di frattaglie. E tu, da dove sbuchi? Vuoi che ti faccia saltare tutti i denti? No, Shadia, no, ci penso io. Mi scusi, le farò ripagare tutto. Con quali soldi, piccole pezzenti? Ora basta, brutta buzzurra. Non starò qui a farmi maltrattare da te per 4 stupide lire. E ti permetti anche di rispondermi? Mashallah. We'll be right back.
lo sapete dove finirete tutte e due? In galera, e vi lasceremo marcire per un bel po'. Portateli al palazzo! Fermo, fermo, io sono la principessa Jasmine. Oh, la principessa Jasmine, e io sono la Dakali. Senti cosa si inventa questa ragazza. Toglimi subito le mani di dosso. Non mi sto inventando niente. Io sono la principessa. Principessa? Principessa, io non ho mai visto una principessa fare a botte. O meglio, non ho mai visto una principessa. Che ci fate voi qui con questo manigoldo? Vi hanno rapita? No, mi stava solo aiutando. Togli le catene. Sfrontato! Principessa, sono mesi che cerchiamo questo furfante. Non possiamo farlo sfuggire. Deciderà il Gran Visir. Lo porterete dal Gran Visir, ma non in catene. E ditegli che mi ha salvato la vita. Non so neppure il vostro nome. Principessa? Piacere, io mi chiamo Aladdin. È dalla prima volta che mi lascio catturare da Davide e Golia, ma devo dire che ne valsa la pena. Grazie, Aladdin, io sono Jasmine. Jasmine, è stato un piacere. La prossima volta che vuoi stendere qualcun altro a padellate, fammi un fischio. Sfrontato, portiamolo via e noi scortiamo la principessa e la sua dama. E qui, via tutti, non c'è niente da vedere, via, via, circolare, circolare. Mentre avviene tutto questo al mercato, al palazzo si respira un'aria molto chiusa, perché la regina ha scoperto che Jasmine aveva fatto questa fuga al mercato, senza avvisare nessuno al palazzo, ma quel che ha fatto per infuriare sua madre è stato l'aver saputo che ha scagionato un ladruncolo che meritava di essere arrestato. Impazzire, ma come ti è venuto in mente? Vostra grazia, la colpa è mia. Ero... Tu di colpe ne hai già troppe. Jasmine, parlo con te. Perché sei uscita dal palazzo senza avvisare nessuno? Non sono uscita, sono scappata via da voi e dalle vostre regole, dall'incubo del mio matrimonio. E se non fosse stato per le guardie, non sarei di certo tornata. Jasmine, non voglio vivere col pensiero che tu possa fuggire da un momento all'altro. Se sarà necessario ti farò rinchiudere nelle tue stanze. Ma sua maestà, forse per Jasmine è arrivato il momento... Per Jasmine è arrivato il momento di finirla. E tu non ti impicciare, altrimenti ti risbatto nelle cucine a pelare patate. Capito? Sono stufa! Shadia, io mi sento in colpa per tutto. Per non riuscire a contentare mia madre. Per aver fatto arrestare quel povero Aladdin. Per non essere mai pronta, per non essere mai all'altezza delle aspettative di tutti. Jasmine, non ti devi lasciare abbattere da queste difficoltà. Il tempo ti darà ragione. Ma io vorrei essere una ragazza come... normale. Come te, come tutte. Vorrei essere... non lo so cosa vorrei. So solo che oggi per là fuori, per la prima volta, qualcuno si è preso cura di me. Non perché ero la principessa, ma solo perché ero io. Tu capisci cosa voglio dire, no? Certo che capisco. E capisco anche che quel qualcuno ti ha lasciato il segno. Shadia, corri, vai a chiamare Jafar. Voglio che Aladdin venga liberato subito. Vado. E tu non ti muovere da qui. Abbiamo già fatto abbastanza sciocchezze per oggi. Sciocchezze, è stato il giorno più bello della mia vita. Mia principessa, mi avete mandato a chiamare? Sì, Jafar. Quel ragazzo che le vostre guardie hanno arrestato stamattina è intervenuto in mio soccorso. E voglio che lo liberiate subito. È un'anima pura. Un'anima pura? Mia sovrana, il ragazzo, come voi lo chiamate, è... Era? Anzi, era un pericoloso farabutto che le nostre guardie hanno provveduto a giustiziare per il bene di tutti. Che cosa? Sì, sarà un po' difficile poterlo ringraziare. No. Caro Iago, è arrivato il momento di prendere la nostra mappa. Abbiamo il volontario. Un'anima pura, un ladruncolo con niente da perdere e che tutti credono già morto. Direi di andarla a trovare. Principessa, se avessi saputo prima della vostra indulgenza verso i criminali, avrei tentato la grazia al sultano. Mi spiace, vi lascio nel vostro dolore. Thank you.
come avete fatto ad arrivare fino a qui? Abbiamo aiutato le guardie, eccolo un po' di fortuna, eccoci qua. Pare invece che a me la fortuna mi abbia perso di vista. Ho sentito dire che mi terranno a marcire in questa fogna per un bel po'. Ma stai scherzando? Tu non puoi farcela a sopravvivere qui dentro, al quintaglio con un cane. Non è possibile. Questa umidità mi ucciderà. Abu, sparite! Ah, ma ecco qui il nostro piccolo condannato a morte. A morte? Per aver rubato due mele. Due mele? Sono mesi che saccheggi il mercato. Leggere la lista dei reati da lui commessi. Limitiamo già l'ultima settimana. Allora, lunedì, furto di farina al mulino di Basim. Martedì, furto di una botte di acqua piovana. Mercoledì, furto di una cameriera in vita argento argentato con zonanti zonanti. Questa ladruncolo è proprio un'anima pura. In questo caso le cose cambiano. Volevo ben dire, e quindi? Pena di morte. E domani mattina, Zack, tra l'altro la principessa ti crede già morto. Sai, per avvantaggiarci, le abbiamo dato la notizia della tua escursione in anteprima, ma pare che non se la sia presa granché. In fondo, per lei, tu sei un subezzente come tanti. Addio Aladdin, in bocca al lupo per domani e come si dice, buona morte. Ma a meno che tu... A meno che cosa? A meno che tu ed io non ci si diventi soci in un bellissimo affare. Si tratta di una lampada, un antico ricordo di famiglia che non so come sia finita in una grotta. D'accordo, affare fatto, qua la mano, a me la lampada e a te tutto il resto. Partiremo stanotte stessa, vedrai che non te ne pentirai. Non ne avrai il tempo. Ecco che in modo del tutto inaspettato Aladdin ha avuto la sua opportunità per non essere giustiziato. Si reca nella grotta ed avviene qualcosa di davvero sorprendente. Ma stiamo a vedere. Sto per morire. Lo sapevo che non dovevamo fidarci di quelle due carogne. Mi dispiace di averti fatto dividere questo rischio con me. Guarda che io con te i rischi non si dividono mai. Al più, si moltiplicano. Ci pensi quanta gente potevamo fare felice con tutte queste ricchezze? Guarda che la gente lì fuori è felice anche senza tutto questo. Perché metterli in confusione? Fatti venire un'idea, come usciamo da qui? Che destino infame! Siamo gli uomini più ricchi della terra e moriremo qui sotto, al buio. E tutto per colpa di questo stupido, stupidissimo barattolo di latte. Subito in confusione. Chi mi ha tirato fuori dalla lampada? Io, ma non l'ho fatto apposta. Non l'hai fatto apposta? Sai quanti vorrebbero essere al tuo posto? Tu mi hai tirato fuori dalla lampada e quindi sei il mio padrone. Permesso. Guaglio, che ti serve? Che ti manca? Stai cercando i tuoi canti e non lo trovi? Trovato. Io posso trasformarti in quello che vuoi. Faraone, mostro marino, Pinocchio, Peter Pan, Robin Hood. Io mi occupo di tutto, soldi, mutui, viaggi, sport, benessere. Vuoi vedere il tuo futuro? Arancio, coca, birra, gelati. Io posso fare di tutto.
cielo ti aiuta, tu sai perché? La mia magia è un certo non so che. Presso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai stregare. Ed io dirò, bonjour monsieur, che cosa scrive sul carnet? Chiedi pure tutto ciò che vuoi a un amico amico come me. La vita è un ristorante, è come un grande fè, perché tutto ciò che chiedi avrai grazie a un amico come me. Oh, sono felice di servirvi, siete il boss, il re, lo sa! E dolci d'ogni tipo assaggerai, gradisci ancora un po' di baklava. Si vive in Serie A, dimentica la B. Comanderai la servitù per dormire fino a mezzo di. No, no, un amico come la mia Leggiandri è la fantasia, la stregoneria, questa è magia, sta a guardare, sono qui per te. Ma se dico abracadabra, via di qua, loro spariranno tutte e tre. Avete gli occhi che mi schizzano via per le sorprese che io vi farò. Sono una pelliccia di chiaranzi e come i tuoi mi accollerò. Non vedo l'ora di aiutarti, sai, tu chiedi tutto quello che ci può. La lista lunga quanto la vorrai, i desideri poi ti salterò. Un mistero in questo mondo è qui per me. Solo io sono un grande amico tuo, sono il vero amico tuo, non c'è altro amico come me. Un amico grande come me. Visto che sei tanto bravo, vuoi dirmi come ci tirerai fuori da qui? Che farai? Ci farai volare? Anche perché no? Questa potrebbe essere un'idea. Abu, prendi quel tappeto. Non ti preoccupare, questa è la cassaforte più sicura del mondo. Qui sotto si nascondono tesori meravigliosi, come questi, o questi, o questi. Mamma mia, che spettacolo! Ed ecco che arriva ora il momento fatidico della scelta dei tre desideri della lampada. E il genere esaudirà tutti e tre uno dopo l'altro. Ma qui accederà mai Aladdin, pensato un po' a tre desideri di tutto ciò che più ti piace. Io so che cosa scegliere. Anch'io una montagna di caramelle. E tanta cioccolata. Ma dai, piccolini, non dovete pensare solo ai dolciumi. Pensate un po' che altri non sceglieranno di tutto questo. No, no, luce là, l'amore, state a guardare. Il suo sguardo ti incontrerà. Campane suonate, tamburi rullate, guardate, è proprio là.
grande Ali, principe Ali, Ali Ababua, faccia in giù, sempre più in giù, con umiltà. Se il posto non perderai, in prima fila sarai, è uno spettacolo che mai più tornerà. Grande Ali, eccolo lì, Ali Ababua, muscoso, meraviglioso, vale per tre. Ci piace a sua signoria, è mitico alla follia, è un'altra categoria, il Grande Ali. E vediamo i mille cappelli che entrano in campo. Le sue bestie son veri gioielli. Che cos'è? Uno zoo? Io lo so. È un serraglio di sangue blu. Come Ali, che pedigria di Ababua. E il fisico, radica e chic, è proprio a te. Togliete il velo per te. Sapete che abbiamo te. Sarà una grande suore con principe Ali. Questo viene tra voi, più bello di tutti i playboy. Cogliete quante voi da fantastici, insieme unisce tra voi, i suoi fanghini e poi pochi e vorrei tutti cantare con voi. Nobile regina, collega, sono venuto per portare al vostro cospetto il signore padrone delle terre di laggiù per chiedere la mano di vostra figlia Jasmine, il principe Ali, Ali, Ali! Maestà, il mio più ossequi, maestà, il mio più ossequi, sì. Maestà, piacere, io mi chiamo Ali, e voi? Ah, che simpatico, che siete benvenuto, mia figlia non tarderà a conoscerla. Spero che senza dispatitudine la principessa Jasmine sia fatta inglobare nell'evento. Vado, la inglobo e torno. Principe Ali, e dove sarebbero queste terre di laggiù? Dillo tu! Secondo te, laggiù no! Ah, ma certo, le terre di laggiù! Volevamo giusto andarci a fare le sabbiature. Chi dice regno, dice rogna. Scusi, principe, siete sicuro di dare continuità al mio regno? Ho i miei dubbi, altezza. Sull'altezza? Anche. Credetemi, sire, da noi per il principe Ali le ragazze fanno la fila. Prendere il numeretto come l'anagrafe. Abbiamo dovuto montare un display. Serviamo il numero 65, 66, 67... Ma lei si figuri che l'ultima riunione del fan club ne saranno venute 500! Senti, senti, è arrivato il più grande sciupa femmine d'Oriente. Ma grandissimo! Lui le prende, le sciupa, le stropiccia, le butta. Principe Ali, non vorrei passare avanti a tutte quelle che hanno il numeretto, che stanno facendo la fila per voi. Ma potete tranquillamente tornare laggiù, da dove venite. Perché non sono veramente al vostro livello. Signori, sua furibondezza si defila. Siamo alle solite, non l'ha degnato nemmeno di uno sguardo. Vedo mari mossi e localmente agitati. Che incubo questo matrimonio, andalo portami via. Ed ora, dopo essersi ritrovati, Aladi e Jasmine dovranno farsi trasportare dalle situazioni per tornare a provare quel sentimento innato che li fece conoscere in quella rocambolesca mattinata al mercato e quella migliore alleata, se non una luna piena, che li osserva dall'alto e illumina il loro sentimento.
principessa Sherazade ebbe salva la vita. Ma guarda, il principe Ali, che è anche un prode scalatore, saranno ammirate le sue spasimanti. Principessa, volevo parlarvi proprio di questo. Credo che ci sia davvero poco di cui parlare. Ma noi ci siamo già visti. Certamente, stamattina, qui sotto. No, qualche giorno fa. Voi siete Alari, quello del mercato. Allora siete vivo. Ma com'è possibile? Ma certo che sono vivo. Ecco, io sono il principe Ali delle terre di laggiù. Ma mi hanno detto che eravate stato condannato a morte. Come avete fatto a fuggire? No, niente, è intervenuto il mio Shamba, ambasciatore. Ma voi piuttosto, che ci facevate al mercato tra quella gentaglia? Sono così felice di rivederla e vi ringrazio per quello che avete fatto per me al mercato. Ringraziarmi? Per cosa? In fondo non ho fatto altro che aiutare una ragazza bellissima a disfarsi di un buzzurro di troppo. Ma voi, piuttosto, che ci facevate al mercato tra quella gentaglia? Gentaglia? Quella non è gentaglia, è la mia gente. E io ero lì perché avevo deciso di cambiare la mia vita. Stavo scappando. E da che cosa stavate scappando? Dal mio destino. Tra qualche giorno è il mio 18° compleanno e dovrò sposarmi. Così è scritto. Senza amore, senza niente, basta che sia principe e che abbia voglia di farsi scegliere da me. Anche voi siete venuto qui per farvi scegliere, per sposare la principessa di Bagdad. No, io sono qui per te. Ora vieni con me verso un mondo di incanto. Principessa, è tanto che il tuo cuore aspetta un sì. Quello che scoprirai è davvero importante. Il tappeto volante ci accompagna proprio lì. Il mondo è tuo, con quelle stelle puoi giocare. Nessuno ti dirà che non si fa, è un mondo tuo per sempre. Tanto a noi ci aiuterà, non sparirà, solo per noi, per te. Quadro finale di Aladdin. Se non sbaglio, allora noi abbiamo fatto questa sintesi veloce perché adesso dobbiamo passare alla terza parte. C'è Claudia. Claudia, vieni. Qua si chiude e loro rimangono dentro. Tu vieni con me fuori. Avevamo la conclusione noi, ci eravamo preparati, vero? La vogliamo fare con questo microfono così si sente meglio? Vai.
E come in ogni favola che si rispetti, i due si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. Aladdin è una delle più belle favole che finisce con la coronazione del sogno d'amore. Ma ancor più bella in questa favola è la morale che essa ci lascia. Aladdin, pur essendo nato poverissimo, sceglie di usare i poteri della lampada non per accumulare ricchezze e agi, ma solo allo scopo di realizzare il proprio sogno d'amore. Ok, bravissima. Brava Claudia. Abbiamo detto se la facciamo insieme. E abbiamo così concluso Aladdin, questa baraonda fra tutti i ragazzi di Mattinata e Monte Sant'Angelo che hanno studiato in questo anno accademico con arte e danza. Andiamo adesso a salutare, l'avevo fatto già prima, però andiamo a conoscerli meglio, i nostri sponsor, perché ormai siamo anche pronti per la terza parte, possiamo già entrare nella parte dedicata a video dance, hip hop e altre discipline. Cominciamo da Ortofrutta Green Leaves di Via Menola a Stornara, poi salutiamo e ringraziamo anche Punto Risparmio di Mattinata, lo studio P2 di Manfredonia che sta curando le foto, ringrazio e saluto gli amici che ci stanno fotografando, e il Planet Sport, abbigliamento e articoli sportivi di Monte Sant'Angelo, andiamo avanti ancora. Io li ho finiti, sì, questi di questo libricino li ho finiti, poi saluteremo gli altri nell'ultima parte. Vi dicevo, l'ultima parte è dedicata a danza moderna e hip hop, cominceranno le ragazze più grandi di arte e danza e poi a scalare i corsi intermedi di Mattinata e Monte Sant'Angelo e poi i più piccoli di Mattinata. La terza parte dello spettacolo finale di arte e danza. Ever wonder about what he's doing?
Danza su questa coreografia di Moderno, sulle note di Try. Brave ragazze, questa è una coreografia di danza moderna che ha conquistato il primo posto al campionato nazionale Libertas con coreografia di Maria Celeste Damaso. Passiamo adesso all'hip hop con una coreografia preparata da una delle insegnanti dell'arte danza, Barbara Principe, diplomata presso l'Hip Hop School dell'IDA. La prima coreografia ha conseguito il secondo posto al campionato nazionale Libertas, la seconda invece il primo posto. Vi ringrazio chiaramente per l'applauso, il primo. Aspetta, allora facciamo così perché forse ho confuso. Che posto ha fatto questa? Primo. È il primo, no il secondo, è il primo. È il primo. Il primo con le ragazze di mattinata e questo è l'hip hop della coreografa Barbara Principe. I got a moment. You got me. We want this. We want this. I'm so wasted a double OD. Walk around this goddamn money on me. Pocket so fat it don't make no sense. Whip so clean don't need no tips. Watch so bright don't need no light. In no air word don't need no mic. Niggas like young, what you get for a show? Tell them same thing I used to get for the blow. Send them all around, nigga, what I gotta lose? Put them in the van, I ain't talking about the shoes. Do the speed limit, nigga, watch out for the likes. Pussy ass niggas gotta watch out for the dikes. 17-5, yeah, nigga, I say 17-5, yeah, nigga, I meant it. They want me doing bad, but I'm doing good. I'm so look at everybody come equipped with bangers, throwing up our middle fingers. And you know I don't flip, so I gotta keep 10 in the clip and one in the chamber. Better be walking with angels and never take candy from strangers. Through the stress and strife, had to earn my stripes like I played with the bangers. I'm in the zone, homes, going for the 2-point conversion. I'm so hood, that Ludacris should have been on the original version. But this is the remix for the cheap tricks, hitting sweet licks. And I cut the braids off with the waves and the fade, don't make you seasick. Ladies, but then why you do point to the ground and bring it up back? Turn round now and show me your cut. Don't drop the catch, girl. Don't do me that. Yeah. Straight Jamaican in Americano. Look how the girl never mind for the Marco. But I red top, how she a bounce. She deserve a medal for performance. Yeah, she wine and come up and go down, down. She make bumper touch down, down. She not leave me alone. The girl them love a Jamaican sound. When me see the girl them, it's a boy, yo, yo. Welcome to Central Bay. They want me to fall in.
at Norman Bates. Among that foliage as wet as a bad Great Lakes. Break 5, 6, 7, 8.
Ed eccoli qua, i grandi e gli intermedi di hip hop della classe di mattinata. L'inchino per gli intermedi che non vanno via. No, non andate via, ragazzi, rimanete là di lato. Rimanete di lato, di là. No, no, di lato, perché sennò non facciamo fare l'inchino agli altri. Dai, questo fuori programma adesso. Allora, e non andate via neanche voi. Rifacciamo ordine, perché io sono stato veloce prima. Allora, i grandi hanno fatto il primo posto, quindi le arancioni, e gli azzurri il secondo, giusto? Con le coreografie, la prima e la seconda che abbiamo visto poco fa. La prima coreografia è prima classificata per il campionato Libertas e la seconda è seconda classificata. Questa terza era con tutte e due insieme. Quindi un applauso a loro per il conseguimento di questi risultati e adesso di corsa a cambiarvi perché cambiamo ancora genere. Passiamo adesso invece a un balletto di moderno con coreografia di Maria Celeste Damaso. I protagonisti di questo balletto sono i ragazzi più piccoli della classe di mattinata. E loro sono i più piccoli di mattinata che si sono esibiti nel campionato nazionale, adesso tutti insieme per l'inchino, forza. Beh, un po' scoordinati, sull'inchino non sono stato bravo io a coordinarli, però loro quando hanno partecipato ai campionati a Foggia, nella loro categoria hanno conquistato il primo posto, quindi anche se emozionatissimi adesso sono stati al cospetto del pubblico del campionato regionale Libertas di Foggia. Sono già pronti, è pronta la classe di Monte Sant'Angelo per il loro primo hip hop, non vedevano l'ora di uscire. Vado avanti, posso anche raccontare una barzelletta, ci metto un altro po', no, mi ammazzerebbero dopo. Le ragazze di Monte Sant'Angelo. We'll be right back.
La classe di Monte Sant'Angelo con l'hip hop, li abbiamo visti tutti precisini prima con la danza classica, poi un po' di fruttivendole e il nostro Abu per il musical e adesso l'hip hop anche per loro. Torniamo a salutare qualche amico sponsor, saluto e ringrazio la fioreria Azalea dei fratelli Azzale di Monte Sant'Angelo, addobbi per matrimoni e congressi, articoli da regalo e piante, via Manfredi 119L 121 a Monte Sant'Angelo, grazie anche a loro per il sostegno a questa serata. Andiamo avanti con la danza moderna, tornano i ragazzi di mattinata della classe intermedia in questa categoria, hanno conquistato ai campionati di Foggia il secondo posto su coreografia di Maria Celeste Damaso.
Coreografia di danza moderna per i ragazzi della classe intermedia di mattinata. E adesso passiamo alla classe dei più grandi, sempre con balletto di danza moderna, coreografata da Maria Celeste Damaso, primo posto conquistato ai campionati di Foggia Libertas. Le ragazze di mattinata. Prime classificate al campionato Libertas di Foggia, le ragazze della classe di mattinata, che ringraziamo e salutiamo. E adesso tocca all'hip hop dei più piccoli, anche loro sono passati nella metamorfosi da classico a musical a hip hop, e vediamoli pronti per l'hip hop, tocca anche a loro. I più piccoli della classe di mattinata con la coreografia di hip hop creata dall'insegnante Barbara Principe. Work it, make it, do it, makes us all the better.
faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up, man, 'cause I can't wait much longer. I know I got to be right, man, 'cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night, man, that's how long I've been on ya. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary, I'm the boss tonight. And you don't give a f- what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask this, I'm not sure. Do anybody make real f- anymore? Bow in the presence of greatness, 'cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness, that I would even show up to this place. So go ahead, go nuts, go ace. Especially in my pastel on my page. Act like you can't care who made this new gospel, homie. Take six and take this, haters. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, 'cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, 'cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night, man, that's how long I've been on ya. Me like it. I don't know if you got a man in that, if you made plans in that, if God put me in your plans in that. I'm tripping, this drink got me saying a lot, but I know that God put you in front of me. So how the hell could you front on me? It's a thousand years, it's only one of me. I'm tripping, I'm caught up in a moment, right? 'Cause it's Louis Vuitton dine night, so we gon' do everything the kind like. Heard they do anything for a Klondike, well I'll do anything for a blind. And she'll do anything for the limelight, and we'll do anything when the time's right. Baby, you're making it faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, 'cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, 'cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Like I never told ya. Never told ya. Bravissimi anche loro, i più piccoli di mattinata, tutti insieme per l'inchino, per questo balletto di hip hop. Eccoli qua, bravissimi. E noi ti salutiamo ancora gli amici sponsor, la Tecno Plus del geometra Roberto Romeo di Foggia e la Edi Lazzarone dei fratelli Michele e Felice Pio Azzarone di Manfredonia. Grazie anche a loro per il sostegno. Siamo all'ultima coreografia di Moderno per i ragazzi di Monte Sant'Angelo, creata per loro da una delle insegnanti di arte e danza, ovvero Silvia Imperatore, diplomata in danza moderna alla Libertas. Scusa, ho un po' sposto un attimo, sta lì pronta a correggermi la cara Silvia. I ragazzi di Monte Sant'Angelo con l'ultimo Moderno. What goes around comes back around, hey. I thought that you did everything right, no lie.
questa è la classe di Monte Sant'Angelo su coreografia dell'insegnante Silvia Imperatore. Uè, Ignazio, l'inchino. Bravo. Il nostro giovanotto insieme alle ragazze di Monte Sant'Angelo, ok, abbiamo fatto. Fra poco pronti per il gran finale, mi raccomando. E adesso, prima dell'ultima coreografia, volevo salutare gli ultimi amici sponsor, la Lattoneria Damaso di Foggia, di via Onorato 19, e salutare e ringraziare i ragazzi volontari della PASER di Manfredonia che stanno curando il servizio d'ordine, soprattutto nel passaggio tra un saggio e l'altro. Tra poco, anzi, vi darò delle istruzioni anche per riprendere i ragazzi alla fine dello spettacolo. Ultima coreografia di hip hop con la classe dei più grandi di Manfredonia su coreografia creata per loro dall'insegnante esterno di arte danza Dario Martinelli.
Se voi volete non entro, perché vedo che continuate ad applaudire. I ragazzi di Arte e Danza hanno concluso così il loro spettacolo di fine anno, anche se non vi vedo. Voi siete stanchi? No. Solo Silvia, solo le insegnanti, sì, grandi. I piccoli non sono stanchi, potrebbero anche ricominciare da capo, vero? Presto. Ricominciamo? Rifacciamo tutto da capo? Quale parte vuoi rifare? Tutte. Complimenti, eh? Vabbè, l'adrenalina a quell'età, però, insomma, tutte quante da capo. Magari un bis, ci possiamo ripensare, Celeste. Bene, questa è la conclusione del nostro spettacolo e adesso chiaramente daremo modo ai ragazzi anche di avere il ringraziamento da parte di Arte Danza. Io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a questo anno 2012-2013 con questi risultati emozionanti. E vorrei qui al mio fianco consegnare i nostri ringraziamenti da parte di Arte Danza. Sono già pronti? Sono già pronti i ringraziamenti e quindi con i ringraziamenti entra colei che vuole ringraziare tutti i ragazzi, ovvero colei che ha creato tutto ciò e instancabilmente lei ha fatto no, vorrebbe continuare anche da capo, Maria Celeste Damaso. Allora Celeste, già pronti con gli attestati, insomma, questo tour de force, com'è andata quest'oggi? No, abbastanza bene. Siamo belli freschi, possiamo ricominciare. Sì, sì. Allora, io direi di procedere velocemente. Possiamo, secondo me, vedo che i ragazzi ci hanno lasciato questo buco, se ne sono andati tutti di là, nonostante noi ci proviamo a dire di essere sempre al centro, però possiamo fare. Al fianco di Celeste, chiaramente le insegnanti che in questo 2012-2013, in questo anno accademico, hanno collaborato in maniera instancabile al fianco di Maria Celeste Damaso, Silvia Imperatore e Barbara Principe. Prego, anche a voi al centro, un inchino al pubblico, forza, non sono abituate, e poi no, e poi tornate di qua. Bene, prima di continuare io volevo approfittare per ringraziare e salutare tutti, ringraziare Insonnia TV che ha ripreso questo nostro saggio 2012-2013 con le classi di mattinata in Monte Sant'Angelo, e ringrazio chi ci ha seguito fin qui e vi auguro una buona serata. Grazie.